terza edizione del torneo di padel, la vittoria è andata in finale a Roberto D'Aversa e a Thomas Locatelli. Molto bella la finale contro Luca Marcheggiani e Marcheggiani Baby, il figlio di Luca. Davvero entusiasmante la giornata con fine benefico. Clinica Pierangeli e Padelmania insieme per regalare 20 defibrillatori al comune di Pescara. Con le immagini di Diego Martelli, tutti i protagonisti di questa bella giornata di sport. Grandi campioni, fine partita, la vittoria di D'Aversa Locatelli, comincia tu Roberto. Diciamo Locatelli D'Aversa, una vittoria Locatelli D'Aversa perché mi ha portato quella vittoria. Tanti poi... allenamenti fatti quest'anno sono serviti? No. Ah, ti sei anche allenato tanto. E tu lo stuzzichi pure. No, per una manifestazione così importante oggi è stato un bel avvenimento, soprattutto quella cosa più importante, poi chi vince comporta meno. Una bella no, è una settimana che me ne dici tutti i colori che vuoi vincere, poi arrivi qua davanti alle TV, vuoi fare la bella figura, non conta. No, ma ha vinto oggi, stranamente l'ha vinto. C'è il press che voleva venire a farti complimenti perché sei stato il migliore in campo Sky. Il torneo è invalidato. Presidente Sebastiani, oramai è diventato un appuntamento fisso il grande padel a Pescara, Padelmania. Sì, è diventato un appuntamento fisso quest'anno, come tutti gli anni, sempre per uno scopo benefico. I ragazzi che vengono sono veramente di una gentilezza e di una cordialità oltre misura, quindi vanno ringraziati tutti. Chiaramente un grande ringraziamento va a Gigi Di Biagio, che è, diciamo, quell'organizzatore di questo torneo e che chiaramente per i rapporti che ha con i suoi ex compagni è facilitato in questo. Shevchenko Totti, chi piaceva di più al presidente come giocatore? Ma sono due campioni. Però uno ne deve scegliere. Ma come fai a scegliere tra Shevchenko e Totti? Non è che mi hai chiesto scegli tra Sebastiani e un altro. Shevchenko e Totti sono due grandi campioni, sono stati due grandi campioni, e per cui è difficile scegliere, anzi impossibile. C'è stato l'abbraccio tra Pellacani e Totti, però Pellacani era un bimbo felicissimo. Sì, è arrivato qui, mi ha detto che il suo idolo è Totti e ho detto vabbè, vieni con me che te lo presento. E Totti è stato gentilissimo, gli ha stretto la mano e Pellacani si è squagliato. Speriamo che non si squagli in campo. Le chiedo l'ultima cosa, Presidente, se può ribadire il fine benefico di questa manifestazione, perché è vero che ci sono grandi campioni, ma c'è anche un messaggio importante che volete mandare. Sì, un messaggio importante che grazie alla collaborazione che c'è con la Casa di Cura Pierangeli, con la Sinergo e con il professor Guarracini abbiamo organizzato un convegno di più grandi cardiologi italiani qui a Pescara stamattina, poi si sono anche dilettati nel fare un mini torneo di padel. E lo scopo è quello di raccogliere fondi per donare alla città di Pescara dei defibrillatori che serviranno per la cardioprotezione nei posti in cui poi l'amministrazione comunale vorrà metterli. Dottor Guarracini, intanto sottolineiamo il fine che è assolutamente nobile. Sì, oggi facciamo questa bellissima manifestazione unendo l'utile al dilettevole, parte scientifica e cardiologica ad altissimo livello con i più grandi cardiologi e cardiochirurghi italiani che ci sono venuti a trovare a Pescara, poi seguiranno i calciatori e il fine è quello di cardioproteggere Pescara. Riusciamo ad acquistare 20 defibrillatori da mettere in giro per la città di Pescara, che è un risultato eccellente. E poi il tema della morte cardiaca improvvisa, che insomma è un tema di estrema attualità, come si può fare per cercare, si può prevenire, ecco, intanto? Allora, si può prevenire perché sicuramente i controlli aiutano, però c'è ancora una parte oscura, quindi si può prevenire al 90-95% con tutti i mezzi che oggi la cardiologia moderna ha. Quindi per questo è importante il defibrillatore, cioè l'intervenire sull'acuzie, e basta pensare a un dato che se un soggetto cade a terra e sta avendo un problema cardiologico, che è quello che dà la morte cardiaca improvvisa, ovvero la fibrillazione ventricolare, e c'è un defibrillatore a portata di mano, abbiamo il 90-95% di possibilità di salvare la vita a quella persona. Giacomasci, una bella giornata a Pescara oggi, sport e solidarietà. Sì, bellissima, perché c'è l'occasione di vedere sport di alto livello,
ma soprattutto c'è l'occasione di fare solidarietà, perché pensare di poter assegnare alla città di Pescara dei defibrillatori in maniera tale che Pescara diventi la città cardioprotetta al 100% è la cosa più bella che c'è. Se poi queste possibilità si ottengono attraverso iniziative sportive che mettono insieme tanta gente che si diverte, che sta bene e che ha la possibilità di vedere grandi campioni del calcio e di altri sport, credo che sia la cosa più bella. Pescara è questa, Pescara è il sole, il mare, il cielo, lo sport, il divertimento, la cultura, è una città sempre effervescente, dinamica e poi è anche una città di grande generosità e di grande solidarietà. Sindaco, so che lei è un amante del bel calcio, le faccio tre nomi: Totti, Vieri e Shevchenko, che sono qui a Pescara, me ne deve scegliere uno. Shevchenko. Da Pescara, tanto padel, tanta beneficenza. No, è bellissimo, un bellissimo torneo, grazie a Gigi che ha organizzato, sicuramente i soldi andranno a una causa importante, perciò siamo tutti qua per questo. Grazie Andri. Michele, che effetto fa aver giocato contro Sceva? Ma è indescrivibile, sinceramente non pensavo che avrei mai giocato contro Andri Shevchenko, scusate, per la telecamera non sono praticissimo. Complimenti. Un grande abbraccio, è stato veramente un piacere. Grazie, alla prossima, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie. Vai. Totti a Pescara, sempre grandissimo entusiasmo. Sempre un piacere, poi partecipare a questi tornei e essere acclamati in questo modo è veramente un piacere. Il fine benefico ancora più bello. Beh, quando c'è beneficenza in mezzo penso siamo i primi artefici a rendere le cose più semplici. Il campo è andata meglio dell'anno scorso? Beh, ancora è lunga. Gigi Di Biagio, come ogni anno Pescara, il padel, i grandi campioni che riuscite a portare, la grande giornata dedicata alla solidarietà. Sì, siamo arrivati alla terza edizione, siamo molto contenti perché guarda quello che sta succedendo qui a Pescara, ormai è una tappa fissa, grazie a tutti i miei amici che sono intervenuti, senza nessun compenso volevo sottolinearlo perché soltanto per amicizia abbiamo regalato 20 defibrillatori a tutta Pescara, quindi è un evento dove ci stiamo divertendo, abbiamo fatto del bene a qualcuno e la speranza è che possa sempre crescere, anche se poi più di così la vedo dura perché l'organizzazione, che non c'entro niente, tutto il nostro staff è praticamente perfetta, quindi bene così. Anche la città di Pescara ha risposto bene. Vabbè, ormai Pescara quando chiedo un aiuto risponde sempre presente, mi sento un po' pescarese, tu lo sai, e di conseguenza sono molto felice. Grazie Pescara, sì, sicuramente. Faccio una domanda difficilissima di Biagio: di questi campioni chi è il più bravo a padel? No, non è difficile, Candelà, Lucatelli, Totti. Sono... Totti è bravo? Sì, Francesco è molto bravo, sì sì. Di Biagio? Medio, però sono un giocatore importante per quelli bravi, li supporto. Tutti i campioni dello sport, fine benefico a Pescara, senatore Liris, lei penso che possa parlare, anzi senza il pezzo, può parlare da medico per questa iniziativa che ha permesso di donare 20 defibrillatori al comune di Pescara. Un'iniziativa lodevole perché sposa lo sport con la prevenzione, in particolar modo la prevenzione cardiologica, in un ambito, quello dello sport, spesso improvvisato, quello del padel, ormai lo sport che va più in voga in questo momento, ma dove spesso e volentieri ci si improvvisa senza una preparazione atletica, con una preparazione fisica. È una delle condizioni più frequenti, in particolar modo nei luoghi caldi, in vista dell'estate, che mettono a rischio le capacità fisiche di sopportazione degli sforzi laddove non si è pronti, non si è preparati, ma anche per questo e per tanti altri motivi legati alla qualità di vita, ma anche a un sistema di prevenzione che dovrebbe accompagnare la tecnica e la pratica sportiva, che queste iniziative sono lodevoli perché permettono di incentivare e di avvicinare tutti coloro che sono intenzionati a farlo, giovani e meno giovani, al mondo dello sport, di farlo in sicurezza e ripeto, le temperature in particolar modo in vista dell'estate sono una caratteristica non indifferente, farlo poi arricchendo i comuni, comunque gli enti pubblici di defibrillatori e quindi trasmettendo la cultura della prevenzione
tensione penso che sia un messaggio ancora più forte, che da medico mi sento di incentivare, di glorificare quasi da questo punto di vista, perché è un ambito che molto spesso salva le vite, è un ambito che migliora la qualità di vita, è un ambito che aiuta a fare sport e a farlo in maniera sana, quindi messaggi tutti positivi e se mediati dalle istituzioni sono messaggi più forti. Onorevole Testa, che bella giornata a Pescara, che bel pomeriggio. Sono tornato da Roma appositamente perché ci tenevo, perché siete tutti gli organizzatori sono stati eccellenti. Quando si unisce lo sport con la solidarietà, con la buona sanità, con tanti campioni del calcio ancora molto attuali, penso che sia la cosa più bella. Puoi vedere tanti bambini che aspettano i loro idoli per far filmare gli autografi, le loro maglie, i genitori che li portano. Queste sono le giornate che vorremmo avere, quindi complimenti ovviamente a tutti. Peraltro la donazione dei fibrillatori è una cosa particolarmente speciale, perché un attrezzo del genere può salvare la vita e quindi sappiamo quanto è importante la vita, l'univocità della vita, e quindi grazie ai dottori per tutto quello che fanno tutti i giorni. Abbiamo visto Dida particolarmente in forma in questo torneo. In forma un po' così così, però abbastanza impegnativo, perché da poco che ho iniziato a giocare paddle, un torneo veramente con tanti ex giocatori importanti, quelli che giocano già da anni, quindi sono sempre favoriti. Io sono appena iniziato, però ho giocato con il mio compagno Budel Ale, che veramente mi ha fatto vincere altri compagni, quindi siamo arrivati in quarti finale. Sono contento di essere qua, presente in questo evento spettacolare, direi. Tra l'altro anche per beneficenza, quindi una giornata bellissima a Pescara. No, sicuramente sì, perché una giornata come questa, con tanta gente che è venuta, con tanti ex calciatori in beneficenza, era perfetta. Peccato che non siamo arrivati perlomeno nella finale, però sono veramente soddisfatto per tutta la gente che è stata coinvolta, tutti quelli che hanno sostenuto questo evento. E ti dico una cosa con il sorriso per chiudere, tanti addetti ai lavori hanno detto se Dida volesse potrebbe giocare ancora in Serie A. Oh, grazie mille, però ho già una certa età, quindi mi astengo solamente a guardare, di fare il mille, perché adesso è quello che faccio di più. Una bella giornata, Tony. Sport, tanto padel e tanta solidarietà. Sì, è chiaro, poi è bello, ci ritroviamo tra vecchi compagni, tanti amici, e ci siamo venuti, è una bellissima giornata, quindi si fa un po' fatica a giocare sotto questo sole, però ci stiamo divertendo. Totti, Tony, Shevchenko, in campo era qualcosa di fantastico. Il padel? Al padel ci proviamo, ci divertiamo. La cosa più bravo? Francesco è bravo, Totti è molto bravo, io me la cavo abbastanza bene, ma anche Sheva, secondo me il livello non è male per quello che riguarda noi ex calciatori, naturalmente. Ci divertiamo, ci prendiamo in giro ed è la cosa più bella. Ciao Ferrara, una bella giornata, padel, sport e solidarietà. Assolutamente, ed è questo che unisce tantissimi ragazzi, tantissimi ex colleghi, anche avversari. Ci siamo sfidati ancora una volta sul campo, ma la finalità era molto più importante del risultato sportivo, diciamo. E quindi Candelà è il più bravo di tutti? Candelà, Totti, Locatelli, insomma ci sono dei ragazzi veramente bravi, devo dire la verità. Ciro Ferrara? Ciro Ferrara sicuramente il più forte di tutti, senza dubbio, però causa un impegno devo andare via un po' prima, non perché mi hanno eliminato. No. Assolutamente. Grazie. Sport e solidarietà, assessore Quaglieri, a Pescara per una giornata perfettamente riuscita. Sì, questa è veramente la ricetta vincente. Vediamo qui tantissimi campioni del passato che ancora sono attrattivi per tanti bambini, per tanti giovani, e soprattutto è la finalità dello sport che porterà quindi all'acquisto dei defibrillatori per una città cardioprotetta. Tra l'altro con i grandi campioni del calcio, i grandi ex del calcio. Grandi ex, Shevchenko, Totti, Dida, Tony, cioè veramente sono i campioni della nostra gioventù.